I precari docenti del mondo della scuola al centro dell'incontro tra i rappresentanti sindacali e la prefettura di Arezzo. Il prossimo concorso rischia di tagliarli fuori, anche se hanno 10 anni di esperienza. Come ci racconta questa insegnante dell'ITIS di Arezzo? Io sono precaria da ben 13 anni ormai, quindi ho 13 anni di supplenze praticamente annuali. Sono 9 anni di supplenze annuali e con la buona scuola, se non supererò il concorso, verrò praticamente tagliata fuori. Chiaramente per gente come me che lavora, che ha 18 ore, quindi è una cattedra a scuola, non mi rimarrà nemmeno il tempo per poter studiare, per potermi preparare per il concorso, perché sarà nel mese di marzo, per cui ho famiglia. Ho un lavoro, stanno parlando di programmi veramente ciclopici, dove ci vengono richieste conoscenze di tutto, di più, quindi sarà molto difficile prepararsi, quindi probabilmente io sarò una di quelle che magari non supererà il concorso e quindi da settembre sarà disoccupata. Appena usciti dall'incontro con il prefetto, com'è andata? È andata bene, ci ha ascoltato, abbiamo affrontato tutti gli aspetti, diciamo, dal precariato al problema del concorso. Chiaramente il nostro obiettivo fondamentale è aprire un tavolo di confronto con il governo. Questa è stata la richiesta fondamentale che abbiamo avanzato, perché noi siamo quelli che conosciamo i fatti alla base. Escludere noi vuol dire fare delle leggi che non rispecchiano veramente la base.